Ok, nel video di oggi voglio mostrarti il perché la forza di volontà che tu hai sicuramente per risolvere il tuo disturbo muscoloscheletrico da solo, col fai da te, non è sufficiente purtroppo. E quello che molti fanno, e che anch'io faccio, è che per risparmiare denaro andiamo alla ricerca di soluzioni fai da te. Quindi pensiamo, posso avere la competenza per cercare le soluzioni giuste, perché oggi ci sono tante opportunità, ci sono i video tutorial su YouTube, c'è Google, ci sono i libri, ci sono le riviste, e quindi è molto semplice accedere alle informazioni che ci servono. Il problema è però questo, che spesso non abbiamo la competenza per discernere, quelle competenze. Quelle informazioni che ci servono a caso nostro e che ci possono essere utili da quelle che invece ci danneggeranno. Sopra la mascherina perché sto aspettando il primo paziente della giornata e quindi sono pigro, poi mi scoccerei a metterla se bussasse all'improvviso con un po' di anticipo. Ti spiego un po' il processo di risoluzione dei problemi della maggior parte di noi e perché non funziona. Visto che io principalmente, diciamo, ciò che mi differenzia è la capacità di consulenza e di interpretare correttamente il problema principale per risolverlo. Certo, faccio le manipolazioni e le mobilizzazioni, mi occupo della tua postura, ma non è quello che mi permette di ottenere risultati, diciamo, veloci e esponenziali con i pazienti, anche nelle situazioni più complesse, ma la mia capacità di interpretare il problema principale. Qual è il problema principale? Quando si cerca la soluzione a un problema, che cosa si fa? Non si capisce che, ok, questo è il problema, ok, su questo lato qui, problema, e qui ci siete voi e la vostra forza di volontà, ok? Perdonatemi se faccio i disegnini per bambini, ma con i disegnini si capisce meglio qual è il concetto. Ora capite bene, io non ero molto bravo in fisica, che con questa leva voi risolvete il problema vostro, non lo risolvete. Per quanto piccolo possa essere il problema vi trascinerà giù, sempre più giù. Quindi andrete incontro ad un dolore muscoloscheletrico cronico, cioè le vostre ricerche su Google. E tutto il catastrofismo che ne deriva, mamma mia, chissà cosa avrò, fa sviluppare dolore cronico. Il vostro amico cugino che vi consiglia di mettere la pomatina mentre continuate a fare gli stessi errori vi porterà a dolore cronico. Quindi diciamo, il problema non si risolverà, andrete incontro a dolore muscoloscheletrico cronico. Ok? Perché al di là la vostra volontà può ben poco, cioè la vostra volontà vi fa incartare ancora di più perché non avete la capacità, non avete sviluppato la capacità di discernere ciò che vi serve da ciò che non vi serve. E quindi YouTube è ottimo, un ottimo diciamo, strumento per l'apprendimento. È un ottimo strumento magari per chi è già stato dal fisioterapista e sa un po' qual è la sua situazione, ma l'apprendimento, diciamo, l'essere autodidatti ha dei periodi di diciamo, miglioramento molto lunghi, cioè possono essere anche 5-6 anni. Il dolore muscoloscheletrico diventa cronico nell'arco di, cioè, 30 giorni. Già stiamo parlando di dolore persistente, poi si va verso il dolore cronico e la situazione poi per risolversi è molto più lunga, molto più costosa, quindi alla fine. Per risolvere il problema si dovranno cacciare molti euro in più. Capita in tante situazioni, per la semplice distorsione, il semplice mal di schiena, la cervicalgia, si cerca di risparmiare attraverso il fai da te. Sto dimostrando perché non è la soluzione ottimale. Soffrire non è una soluzione appropriata. E se uno soffre tanto, spendendo anche di più, probabilmente non è molto intelligente come comportamento. Probabilmente. Quello che accade invece quando ci si rivolge a una figura competente,
Che cosa accade? Con questo critico anche me, che a volte uno cerca di risolvere problematiche fiscali quando c'è già il commercialista pronto a risolvere il problema pagato per risolverlo. Invece uno si fa incartare su Google, no, ma dovrei fare questo, però poi no, faccio da solo, non risolve niente, il problema diventa ancora più grande perché magari ometti di scrivere qualcosa e ti arriva una tassa ancora, ti arriva una multa o qualcosa del genere. Quindi non è che sto criticando soltanto chi decide di optare per il fai da te e non rivolgersi a una figura competente per il proprio problema. Che cosa accade quando ci si rivolge al fisioterapista? E se il fisioterapista è opportunamente qualificato e sa che cosa sta facendo? Il problema, per quanto è come se andasse a spostare la leva, la competenza del fisioterapista farà sì che il problema, per quanto grosso possa essere, è risolvibile. Perché che cosa accade? Il fisioterapista trasferisce la sua conoscenza, le sue competenze al paziente, che diventa in grado di risolvere completamente il problema. E quindi capite bene che la risoluzione diventa molto semplice. Questo perché? Vi spiego semplicemente il perché. Perché vi posso suggerire il carico adatto di lavoro. Se dovete riposare, cioè astenervi dal movimento, o se dovete muovervi, perché magari il dolore è causato proprio dalla sedentarietà, posso consigliarvi il carico giusto di lavoro per riprendere a muovervi. Posso scardinare vecchi preconcetti che avete nella vostra mente che vi stanno, diciamo, facendo peggiorare. Posso sbloccare quell'articolazione da cui poi si innescano tutte le conseguenze di secondo ordine a catena. Basta una quarta vertebra lombare bloccata e si innescano tutta una serie di sintomi. Tutte queste cose qui non le si può fare col fai da te. Perché con il fai da te lo si può fare nell'arco di 10 anni, ma non si hanno 10 anni a disposizione per un problema che bisogna risolvere velocemente, prima che determini danni nella nostra vita, in termini di produttività, in termini di sofferenza, perché il dolore muscoloscheletrico comporta sofferenza non solo per sé, ma anche per i propri familiari che poi devono prendersi cura di noi. Comporta tutta una serie di conseguenze, il non potersi godere la vita, il dover soffrire, il doversi chiedere costantemente che cosa stia accadendo, non sapere che scelte fare e non poter appunto aiutare gli altri, perché se non si è in grado di aiutare se stessi, non si è in grado di aiutare gli altri. Quindi la soluzione migliore è rivolgersi al fisioterapista per avere questo trasferimento di conoscenze veloce per risolvere in maniera più rapida il proprio problema. È normale che se si soffre da 10 anni di mal di schiena, qui non venite a risolverlo sicuramente in poco tempo, perché lì c'è un disturbo muscoloscheletrico cronico, perché vi siete rivolti tanto tardi. Se invece è un qualcosa insorto da poco, è più facilmente gestibile. Ecco perché rivolgersi subito. Quindi capite che bisogna giocare con le probabilità, con, diciamo, le leve più che le probabilità a proprio favore nella vita. E che la vostra volontà è molto importante, ci vuole aderenza al programma riabilitativo, ma se appunto la vostra volontà dovete focalizzarla nel punto giusto, l'aderenza al programma riabilitativo, non a cercare soluzioni che invece non sono soluzioni e che vi fanno incartare ancora di più nel problema, e quindi il problema si esaspera sempre di più e il dolore diventa cronico. Questo è il motivo principale per cui rivolgersi a qualcuno per risolvere qualcosa, non perché non avete la capacità di andare su YouTube oppure capire le cose, ma perché se uno ci ha messo 10 anni per risolvere un problema, un motivo c'è.